Mentre un uomo stava parlando con il suo dipendente di aver bisogno di vedere cosa stavano facendo i suoi dipendenti, un dipendente dell'azienda dell'uomo si stava vestendo nella stanza. L'uomo entra quindi nella stanza e dice di aver dimenticato il telefono, ma diventa curioso di sapere cosa stesse facendo la donna. Quando l'uomo se ne va, la donna chiude la porta e poi inizia a togliersi i vestiti che indossavano. L'uomo è preso alla sprovvista dalla situazione e poi se ne va. Mentre se ne stava andando, l'uomo chiama il suo dipendente. Ha detto che aveva bisogno di un favore dal suo dipendente. Il dipendente dice che stava tornando in azienda perché aveva ottenuto i documenti che l'uomo aveva richiesto. L'uomo ha detto che lo avrebbe aspettato, così ha riattaccato il telefono. Qualche tempo dopo, l'uomo stava parlando con il suo dipendente. Dice che quello che c'era scritto in quel documento era sbagliato e che bisognava rifarlo. L'impiegato dice che non sapeva come avrebbe potuto farlo e l'uomo dice che se non l'avessero risolto, si sarebbero trovati in un sacco di guai in futuro. L'impiegato chiede come potrebbero risolverlo e l'uomo dice che non lo sapeva. L'uomo dice che aveva bisogno di pensarci un po' e dice che avrebbero dovuto fare un diverso tipo di contratto per il loro dipendente da consegnare ai clienti, poiché ciò avrebbe causato loro molti problemi. L'impiegato dice quindi all'uomo che devono fare una pausa per un drink in modo da poter tornare al lavoro più rilassati. Mentre se ne stavano andando, l'uomo ha detto alla sua dipendente che aveva bisogno di lei per pulire l'ufficio perché più tardi avrebbe avuto una grande riunione in quell'ufficio. Poi se ne vanno e il dipendente sale al piano di sopra nella sala riunioni per pulirla. Mentre stava pulendo la stanza, nota alcuni documenti sul tavolo e inizia a leggerli. Presto si rende conto che c'era qualcosa che non andava in quei documenti e inizia a correggerli. Più tardi, l'uomo dice al suo dipendente che aveva terminato il contratto e che ne avevano bisogno e che dovevano andare a prendere qualcosa da mangiare. L'impiegato dice che il suo capo aveva ragione e che avevano bisogno di mangiare perché aveva molta fame e poi l'uomo chiama il suo dipendente. Quando lei arriva, lui le dice che ha bisogno che lei pulisca quella stanza perché non avrebbero più avuto riunioni lì. Ringrazia l'impiegata per il suo aiuto e poi lui e la sua dipendente se ne vanno. Mentre se ne vanno, l'impiegata inizia di nuovo a togliersi i vestiti che indossava. Inizia a truccarsi il viso e nel frattempo l'uomo e l'impiegato osservano tutto quello che sta facendo. A quel punto, la donna prende il telefono e chiama una persona. Alla fine chiamò sua figlia, che era molto malata, e le chiese se stesse bene. La ragazza dice che stava bene. Poi chiede a sua madre se poteva vedere l'ufficio dove sua madre lavorava. La donna dice di sì, poi procede a mostrarle l'ufficio in cui si trovava. La ragazza dice che l'ufficio di sua madre era molto bello e voleva sapere quando sarebbe andata a trovarla. La donna dice che poteva andare a trovare sua figlia solo quando stava meglio. Poi dice a sua figlia che le voleva molto bene, ma che aveva bisogno di tornare al lavoro perché aveva molto da fare.
In quel momento, l'uomo entra nella stanza con l'impiegato e chiede cosa stesse facendo la donna. Lei è molto sorpresa da questo e allora l'uomo inizia a chiederle cosa ci facesse lì e perché fosse seduta sulla sua sedia. Poi le ha chiesto perché fosse senza l'uniforme e lei ha detto che l'avrebbe presto rimessa. Ma l'uomo ha detto che non avrebbe avuto bisogno di indossare l'uniforme e che voleva che lei gli restituisse l'uniforme. La donna si dispera e chiede al suo capo di non mandarla via, perché aveva davvero bisogno di quel lavoro. Mentre continuava a togliersi l'uniforme, pregò l'uomo di non mandarla via, perché aveva bisogno di quel lavoro per prendersi cura di sua figlia che era molto malata. Riesce finalmente a togliersi l'uniforme che indossava e la porge all'uomo. Poi le chiede se sapeva che non doveva sedersi sulla sua sedia e che quello che aveva fatto era sbagliato. La donna ha detto che sapeva che quello che aveva fatto era sbagliato, ma che aveva un disperato bisogno di quel lavoro e ha chiesto all'uomo di lasciarle spiegare perché aveva fatto quello che aveva fatto, ma lui dice che non voleva che gli spiegasse nulla. L'uomo prende quindi l'uniforme della donna e la consegna al suo dipendente. Chiede al suo dipendente e persino alle risorse umane dell'azienda di informarlo che la donna non lavorerà più in quell'azienda come sua donna delle pulizie. Lei è molto triste per questo e gli chiede di non licenziarla, ma l'uomo le dice presto che non verrà licenziata e che voleva che lavorasse come suo avvocato. La donna ne è sorpresa e chiede all'uomo di cosa stesse parlando. Ha detto che lei aveva risolto un caso molto difficile per lui, ma lei ha detto che lo aveva fatto solo perché era un avvocato. Ha detto che sapeva che, per risolvere quel caso, doveva essere un buon avvocato, ma lei dice di aver visto solo una scappatoia nella legge e di averla usata. Dice che era dispiaciuta per quello che aveva già fatto e che non avrebbe dovuto pasticciare con i documenti più importanti dell'uomo. Poi dice che lei non doveva preoccuparsene, perché aveva aiutato molto e poi lui stava avendo molte difficoltà con quel documento e lei ha finito per risolverlo per lui. Dice che era il motivo per cui voleva che lei lavorasse per lui come suo avvocato. Dice poi che era già a conoscenza di ciò di cui la donna aveva bisogno e poi ha detto che le avrebbe dato una grossa somma per potersi prendere cura della figlia malata. Dice che da quel giorno in poi sarebbe stata la sua nuova avvocatessa e dice che si aspettava molto da lei. La donna lo ringrazia per l'opportunità, dicendogli che non si sarebbe pentito di averlo fatto. Poi le dice che ha bisogno che lei parli subito del suo caso. Poi le dice che può sedersi per mettersi al lavoro. Quando se ne va, la donna ringrazia Dio per l'opportunità e poi si mette al lavoro.